piano che mi hanno aiutato a dare un senso alla mia spasmodica e inesauribile sete di verità. Per me il giorno della memoria, che si ricorda ogni anno il 27 gennaio, è il più importante in assoluto. Grazie a una grandissima donna, Liliana Segre, ebrea sopravvissuta allo sterminio, senatrice a vita, che mi onora di essere la mia amica più cara. Ho conosciuto, seguito e approfondito personalmente sul campo tutti gli orrori dei campi di sterminio, dove sono stati torturati e ammazzati 6 milioni di ebrei, nella strage più folle e feroce del secolo scorso. Grazie a Liliana, che ho conosciuto e cominciato a frequentare quando ero molto più giovane, ho scoperto quale sarebbe stata la mia strada, che continuo imperterrito a seguire, cioè vedere, capire, studiare, approfondire sul campo, costi quel che costi, tutti retroscena le miserie e le vigliaccherie di quell'infame parentesi della storia di questo povero mondo. Un mondo che è sempre ammorbato, lo era nel passato, ma lo è anche oggi, da guerre, veleni e porcherie di ogni genere. Sono andato ad Auschwitz-Birkenau non so quante volte, non le conto più, ho ancora i brividi al solo pensiero. Ho partecipato a film, a documentari, a conferenze e testimonianze. Ho persino dormito per 4 notti senza chiudere gli occhi, scambiando petardi con colpi di fucile in un albergo vicino al lager più noto del mondo, che un tempo era quasi ritenuto un luogo quasi ameno, ben diverso da quello degli altri campi della morte che ho visitato quasi tutti. Qualcuno mi ha accusato di esagerare perché una ignobile propaganda tendeva a sminuire quanto era accaduto. I pochi sopravvissuti europei al sistematico sterminio sono quasi tutti amici miei, amici che ho incontrato e frequentato nella mia lunga vita, come Sami Modiano, che si salvò dallo sterminio ad Auschwitz grazie a un carico di patate. Non sto scherzando, ascoltatori che mi seguite, è solo un episodio vero e pazzesco di quell'infamia. Era appena arrivato ad Auschwitz un pieno carico di patate e gli infami assassini del lager entrarono nella stanza di attesa dello sterminio con il gas. Sami era un ebreo muscoloso, in gran forma fisica, e gli dissero: tu, rivestiti e vieni con noi ad aiutarci. Sami si salvò, trasportando per giorni pesanti casse di patate, e riuscì a evitare la camera a gas, fino alla liberazione. Non voglio raccontare, ma sono certo che le immaginate, le emozioni che ho vissuto anche recentemente, quasi sempre assieme alla cara e intrepida collega del Corriere della Sera e amica Alessia Rastelli. Ma adesso qualcuno si chiederà: che cosa c'entra il Vicino Oriente? C'entra e come? Quanto sta accadendo pare il prolungamento feroce e inaudito di quell'orrore, pensato e realizzato contro gli ebrei. Migliaia di morti, soprattutto bambini di fede, sono il cuore di una disputa orribile senza fine proprio nel mio Mediterraneo orientale. Israele ha il diritto di esistere in pace e sicurezza, ma anche i palestinesi devono avere il loro Stato, come desidera tutto il mondo. Il premier Benjamin Netanyahu, che ha contro la maggioranza dei suoi connazionali, che non lo hanno mai amato, vive blindato. Lui conosce la verità, che cioè i manigoldi terroristi di Hamas furono inventati proprio da Israele, come ho potuto testimoniare e verificare più di una volta incontrando personalmente il premier Rabin, ammazzato dai terroristi a Tel Aviv, il presidente egiziano Mubarak e Hussein di Giordania. È una mala verità che Netanyahu non può confessare perché sarebbe ritenuto un bugiardo. Ci pensi, Bibi?
questo è un momento davvero molto pericoloso. Antonio Ferrari per il Corriere TV.